I dettagli dell'inchiesta sfociata nel maxi sequestro di beni alla famiglia di Franco Antonio Genovese, la replica del figlio deputato Luigi. Ma io non credo che sia stata morbida, io credo... Franco Antonio Genovese è stato già condannato in primo grado a 11 anni di reclusione per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti corsi d'oro della formazione professionale in Sicilia. Adesso gli indagati per riciclaggio dai magistrati della Procura di Messina sono ancora lui, Franco Antonio, il figlio Luigi, neodeputato regionale a 21 anni di età, la moglie Chiara Schirò, il cognato Francesco Rinaldi, la sorella Rosalia e il nipote Marco Lampuri. E il giudice per le indagini preliminari del tribunale peloritano la definisce una dinastia. E poi aggiunge, sì, è una dinastia con tre generazioni coinvolte. Infatti, il primo indagabile teoricamente è Luigi Genovese Senior, nonno dell'attuale deputato 21enne. E Franco Antonio è autore di una impressionante attività di dismissioni, avvalendosi di figli e nipoti. E per salvare il tesoro di famiglia, frutto di una maxi evasione del padre Luigi, il figlio Franco Antonio si sarebbe servito degli altri parenti, ai quali sono stati trasferiti palazzi, case, quote delle società di famiglia, tra contratti di compravendita, locazione e fatture varie. Ecco perché le indagini ruotano intorno alla dinastia, al vincolo familiare, utile e strumentale a occultare il patrimonio, in cui è compreso anche il gioiello di famiglia, la Caronte Tourist, che è la società che da decenni gestisce i traghetti sullo stretto di Messina. Ancora il GIP del Tribunale di Messina sottolinea che i familiari di Franco Antonio Genovese non sono stati ignari, ma autori di comportamenti connotati dalla massima consapevolezza rispetto allo schema delittuoso che si andava a comporre. La circostanza che le condotte siano compiute da più componenti di un medesimo gruppo familiare aggrava semmai la loro posizione. Nel canestro del sequestro compiuto dalla Guardia di Finanza vi sono più di 25 milioni di euro in contanti su un conto intestato ad una società panamense offshore all'Istituto di Credito Julius Bar di Monte Carlo. Poi altri conti all'Unicredit e alla Banca di Credito Peloritano di Messina. Poi la villa di Ganzirri dove la famiglia abita. Poi alcuni appartamenti tra Roma, Messina e Taormina. E poi diverse quote societarie trasferite dal padre Franco Antonio al figlio Luigi, che replica. Sto già valutando insieme al mio legale di fiducia le iniziative da assumere in sede giudiziaria, certo di dimostrare la linearità e la regolarità della condotta mia e dei miei congiunti nella gestione dei beni di famiglia. Anche se la tempistica di questo provvedimento può apparire sospetta, voglio credere che non vi sia alcuna connessione con la mia recente elezione all'Assemblea regionale siciliana. Dunque, non consentirò nessuna eventuale strumentalizzazione in chiave politica. Ringrazio le centinaia di persone che già in queste ore mi hanno manifestato grande solidarietà e affetto. Si poteva pensare, ma l'ho fatto solo ed esclusivamente per un...